Presidente, tante le priorità per questo Abruzzo. Vero, ce ne sono tante, cercheremo di affrontarle tutte. Ieri ho avuto una giornata di lavoro con tutti gli assessori e cercando uno alla volta di delineare quali sono le emergenze. Ce ne sono in tutti i campi: sanità, infrastrutture, ricostruzione, discariche, politiche industriali. Quindi ognuno adesso, diciamo, nel suo campo presenterà un programma di lavoro più nel concreto, al di là del programma elettorale che abbiamo presentato e che tra poco tornerò ad illustrare. E però poi dobbiamo scendere nel... Adesso chi è stato eletto in maggioranza lavora con la maggioranza, come ha già dimostrato con questo primo voto nella costituzione dell'ufficio di presidenza. Quindi io su questo non ho dubbi e anzi oltretutto spero che sulle questioni importanti che riguardano la vita di tutti gli abruzzesi anche l'opposizione potrà, come dire, apprezzare e sostenere le azioni che metteremo in campo dopo il giusto confronto, però riconoscendo che magari ci sono cose importanti e urgenti che meritano il sostegno e la convinta supporto di tutti quanti. Una squadra con tanti giovani e qualche veterano, lei così ha detto anche nel presentare la giunta, è un bel mix questo per il Consiglio regionale dell'undicesima legislatura? Eh sì, è la squadra di governo, rispecchia, diciamo, anche l'equilibrio generazionale che i cittadini hanno scelto, c'è stato molto ricambio. Come sapete, non sono molti i consiglieri della passata legislatura che sono stati rieletti. E noi dobbiamo fare la squadra, come dice lo statuto, almeno per i 5/6 tra gli eletti e quindi abbiamo cercato di scegliere per il meglio. Abbiamo comunque indicato un presidente del Consiglio che ha la terza legislatura, quindi sicuramente garantisce un governo autorevole e competente dell'Aula, che è un elemento indispensabile per poter governare una regione, è quella di avere anche un consiglio regionale, un'aula che sappia fare il suo mestiere fino in fondo.